Bene, allora saluto con viva cordialità l'amico Orazio Abbamonte, che oltre che un amico mio è un amico dell'Istituto ed è anche consigliere di amministrazione dell'Istituto Italiano degli Studi Storici. Lo ringrazio veramente di cuore di essere questa sera con noi. E il suo seminario rientra all'interno di quelli appunto sulla questione meridionale. Abbiamo già fatto una prima seduta che riguardava i testi di Villari, le posizioni di Villari con Mauro Moretti, che è stato da molti punti di vista molto interessante, ma naturalmente non poteva mancare, per come l'abbiamo pensata, all'interno di questo ciclo un seminario esplicitamente dedicato alla storia di Napoli di Crosby, che è un testo fondamentale all'interno della riflessione su questo tema. Quindi do, come ho detto, con molto piacere la parola all'amico Abbamonte, in modo che ci possa parlare di questo tema importante in sé, ma di particolare rilievo all'interno del discorso che stiamo cercando di fare sulla questione meridionale, come si è posta a partire dalle origini, come si è venuta sviluppando fino ai nostri tempi. Prego Orazio, a te la parola. Grazie di te. Avermi coinvolto in questo ciclo seminariale così ben strutturato e prestigioso. Io, rispetto all'impianto cui voi avevate pensato, un po' per caso, perché non mi ero reso conto in precedenza che della storia del Regno di Napoli io dovessi parlare con specifico riferimento al formarsi della questione meridionale, un po' perché ho concepito questo mio intervento in funzione dei corsisti, degli iscritti ai corsi dei seminaristi, dell'istituto, ho pensato di ispirarmi ad un pensiero di Benedetto Croce, il quale nel 1934, quando cominciò, perché Croce pensò alla creazione di una scuola di formazione per storici abbastanza per tempo, poi anche le condizioni di contesto storico non gli consentirono di realizzarla prima del 47. Quando cominciò a pensare a questa scuola, in una riflessione del 1934, lui dice: io leggerò più di un testo perché credo che in un seminario sia corretto essere vicino alla fonte anche per trasmettere il modo in cui le fonti possono essere rese eloquenti, sperando di riuscirci naturalmente. E questo è una disciplina per lo storico molto importante, non svolazzare troppo, ma essere attento alle fonti. Scriveva Croce di aver vagheggiato la creazione appunto di una scuola nella quale formare giovani, di circondarmi di giovani, ai quali avrei comunicato le mie esperienze di studioso e, per così dire, i piccoli segreti del mestiere, dato al loro indirizzo per la formazione scientifica nelle cose della filosofia e della storia. Cioè Croce aveva concepito questa come una scuola in cui trasmettere gli strumenti dello storico, i mezzi per far storia. Parleremo anche un po', ci imbatteremo naturalmente nei problemi legati alla formazione di una sensibilità per i problemi del Mezzogiorno, che naturalmente è una formazione che, come avrete visto, risale ad anni precedenti. L'atto fondativo della questione meridionale si lega alle lettere meridionali di Pasquale Villari, anche se non mancava qualche precedente. Però, proprio per far sì che questa mia conversazione possa seguire questo indirizzo, cioè mettere a disposizione di voi storici in formazione qualche strumento critico, spero, appropriato, io ho pensato soprattutto di seguire un certo registro di comunicazione e di indagine,
che è quello di mostrarvi il rapporto che esiste tra la formazione dell'oggetto storico, cioè ciò che lo storico oggettiva, e le fonti ed il modo di utilizzare le fonti che lo storico segue per creare il proprio racconto, la propria narrazione. Non è indifferente, anzitutto, come voi credo ormai abbiate cominciato a comprendere, non c'è un oggetto storico, ma forse lo sapete anche, diciamo, per altri studi, non c'è un oggetto storico precostituito, ma c'è una forte relazione tra lo storico che costruisce, che ricerca nel passato, e l'oggetto che viene fuori dalle sue ricerche. Dipende dalle domande che ci si pone e dal modo in cui le fonti vengono compulsate. Ora, per comprendere la peculiarità del modo di costruire la storia del Regno di Napoli di Benedetto Croce, e anche di arrivare a quei giudizi sulla condizione storica del Mezzogiorno, che è una condizione che lui fa risalire a quando ritiene che inizi la storia del Mezzogiorno, e cioè con gli Angioini, anche questo è un oggetto di critica, bisogna tener conto che Croce era anche un filosofo, ed era anzi, a un certo punto diviene soprattutto un filosofo, attentissimo e misuratissimo nei suoi discorsi, nella costruzione del proprio metodo e dei propri oggetti di ricerca, per cui se si vuol comprendere la singolarità, la peculiarità della storia del Regno di Napoli, bisogna fare qualche passaggio su alcune sue coordinate teoriche. Tra l'altro Croce, questo può dirsi senza troppo correre il rischio di sbagliare, è stato tra i filosofi che hanno dedicato alla teoria della storia e della storiografia le riflessioni più ampie e, diciamo, approfondite. Quindi il discorso, la ricerca storica di Croce, storiografica di Croce, non è una ricerca che prescinda dalle sue coordinate teoriche. Tutt'altro, secondo me, è espressione estremamente diretta di queste coordinate teoriche. C'è, per la verità, chi lo ha contestato questo, in particolare in quel saggio su Croce storico di Federico Chabot, che forse qua dice Chabot, Croce è un filosofo spiritualista, quando fa storia però dà molto rilievo a personaggi, a figure, individue, dunque non c'è più questo spirito da aleggiare, ma secondo me non è così, forse, soprattutto da un certo momento in poi, non il primo Croce storico, ma il Croce storico dei quattro noti volumi della sua più importante ricerca storiografica. Ora, il primo punto sul quale forse è opportuno richiamare la vostra attenzione è che Croce opera una distinzione molto forte tra la ricerca storiografica e la ricostruzione erudita o cronachistica, come lui dice. Chiunque non sia semplice raccoglitore di fatti slegati, mero ricercatore o incoerente cronista, vedete, c'è tutto un carico di disprezzo, diciamo così, nei confronti di questo tipo di storiografia, non può mettere insieme la più piccola narrazione di fatti umani se non possiede un criterio determinato, un proprio convincimento circa il concetto dei fatti di cui assume narrare la storia. Dall'ammasso confuso e discordante dei fatti bruti non si sale all'opera d'arte storica, cioè non possiamo toccare tutto, ma c'è dietro quest'ultima affermazione tutta una sua teorizzazione della ricerca storiografica. Dunque, per Croce c'è una profonda differenza, questo brano è tratto dall'Estetica crociana, quest'altro invece dalla Teoria e Storia della storiografia. La verità è che cronaca e storia non sono distinguibili come due forme di storia, ma come due diversi atteggiamenti spirituali. Che cosa ci sta dicendo Croce in queste osservazioni? Che altro è far ricerca storiografica
per cui bisogna avere degli interrogativi molto forti attraverso cui compulsare il passato. Altro è raccogliere senza domande spiritualmente costituite, cioè animate da questa esigenza teoretica attraverso la ricerca storiografica, altro è appunto far storia nel senso in cui lui ritiene che debba farsi. E vediamo che cosa ritiene. Io tengo a leggere qualcosa, tutto non potremo leggere naturalmente, anche perché Croce utilizza uno stile che è estremamente, volutamente conversevole, lui diceva, cioè cerca di slegare il meno possibile la lingua della ricerca storica o delle coordinate filosofiche da quella della normale conversazione, perché aveva un altro concetto che secondo me lo spingeva ad esprimersi in questi termini, e volutamente in questi termini, lo dice per esempio in un saggio giovanile sul diritto ridotto ad economia. Lui teneva questo stile di conversazione perché aveva una concezione estremamente immanente della ricerca filosofica, cioè nascente dalle cose, dalla realtà del quotidiano. E allora la utilizzazione di un linguaggio conversazionale rafforzava questa, per il lettore, evidentemente, anche questa sensazione, questa suggestione che la ricerca, i problemi nascessero dalla realtà concreta, dalla quale evidentemente tutti noi siamo stimolati e motivati. Cosa dice lui a proposito della ricerca storica? Che ogni ricerca storica è una ricerca contemporanea. Condizione di essa è che il fatto dal quale si tesse la storia vibri nell'animo dello storico e la storia contemporanea balza direttamente dalla vita. Anche direttamente dalla vita sorge quella che si suol chiamare non contemporanea, perché è evidente che solo un interesse della vita presente ci può muovere ad indagare un fatto del passato. Su questo non dirò di più. Che cosa intende dire? Intende dire che un'autentica storiografia, cioè una storiografia genuina, una storiografia che per di più sia una storiografia che disponga all'azione, perché anche questo c'è nella costruzione storiografica crociana, un'autentica storiografia non può che nascere da stimoli, da esigenze teoretiche, da interrogativi che l'attualità ci pone. Quindi non esiste, questa è l'affermazione di Croce, non esiste storia che non sia anche una storia contemporanea, che nasca dalla istanza del presente. La storia del Regno di Napoli, di cui parleremo, è una storia che è piena, intensamente piena di interrogativi che vengono dal presente. Altro tema fondamentale di Croce è che la storia è una storia dell'universale. Nella sua forma più semplice, il che vuol dire nella sua forma più essenziale, la storia si esprime per giudizi. Questo è tratto da Teoria e Storia della Storiografia. Si esprime per giudizi, sintesi inscindibile di individuale ed universale. È l'individuale, per vecchia tradizione terminologica delle scuole, che forse converrà serbare. Si dice il soggetto del giudizio e l'universale il predicato. Ma per chiunque domini le parole col pensiero, il vero oggetto della storia è per l'appunto il predicato. Il predicato, il vero soggetto. Che cosa ci sta dicendo? Ci sta dicendo, e lo dice anche un po' dopo, che quando si studia, poniamo un Dante, in realtà non si sta studiando Dante, ma si sta studiando la poesia, questa formazione spirituale della quale Dante è un individuale rappresentante.
in ogni personaggio, di qui la mia, il mio dissenso dalla tesi un po' forse tranchante di Chabot, in ogni personaggio che Croce presenta è sempre l'universale di cui questo personaggio è espressione a costituire l'interesse per la storiografia, perché la storiografia deve ricercare l'universalità dello spirito nelle particolarità degli avvenimenti, altrimenti non è in grado di offrire quella interpretazione che è il senso vero della storia, appunto storia che non è semplicemente cronaca. Forse c'è un altro tratto che potrebbe essere interessante di rappresentarvi. Nella filosofia che abbiamo delineata, la realtà è affermata come spirito, ma non già tale che stia sopra il mondo o corra attraverso il mondo, sebbene che coincide con il mondo, e la natura è mostrata come memento e prodotto dello spirito stesso. Dunque questa immanenza del momento spirituale, del momento elevato, del momento che attraversa singoli avvenimenti assegnando loro un significato che valica il singolo avvenimento. E dunque, in una prospettiva come questa, in una prospettiva che assegna alla dimensione spirituale ed in particolare poi alla dimensione della libertà, un posto centrale nella costruzione della ricerca storiografica, dell'attività storiografica, sono fondamentali per Croce alcuni protagonisti della storia, sono fondamentali per Croce le élite della storia, è fondamentale per Croce la dirigenza, non la base, lo dice in molti modi, a volte anche poco, spendibili ai nostri conformisti giorni. Ingegni capaci, quindi anche come storiografi, narrando la storia, di innalzarsi alla filosofia, identità tra storia e filosofia, alla migliore filosofia secondo i vari tempi, che tali ingegni saranno sempre rari. È da ammettere, perché gli uomini e le opere eccellenti sono rare in tutte le professioni, il che non vuol dire che non siano esse sole le espressioni della vera natura di quelle professioni, che poi sono le professioni del politico, dello storico, del filosofo, perché nella concezione crociana dello svolgimento della storia è il significato a prevalere, il significato lo offrono coloro i quali sono, secondo Croce, gli artefici della storia. Certo, è un modo di costruire il discorso storiografico evidentemente estremamente connotato, è un modo di costruire il discorso storiografico completamente opposto a quello che poi è andato non in esclusiva ma prevalentemente affermandosi ad esempio attraverso la scuola dell'Annal, attraverso la storiografia ispirata ai canoni del marxismo, dove è esattamente capovolto il costruire, ma noi stiamo ricercando, cercando di intendere come Croce vede la storia e dunque come la racconta e dunque come usa dei fonti per raccontarla. La libertà la si vede in tutti i tempi e nei propizi non meno che negli avversi, schietta e robusta e consapevole solo negli animi dei pochi, sebbene essi solo siano quelli che storicamente contano. Chiarissimo, quindi non c'è proprio da... Questo è un lavoro ancora più tardi, la storia come pensiero e come azione, dove lui arriva poi alla concezione dello storicismo assoluto, denominazione che darà di lì ad un anno, e del 38 la storia come pensiero e come azione, ma si è proprio l'enfasi di questa costruzione della storia come vicenda della libertà, la storia d'Europa di Croce è un manifesto di questo modo di costruire la storiografia.
Sebbene essi soli siano quelli che contano, come solo ai pochi veramente parlano i grandi filosofi, i grandi poeti, i grandi uomini, ogni qualità di opere grandi, anche quando le folle li acclamano, pronte sempre ad abbandonarli per altri idoli e farvi chiasso intorno per esercitare sotto qualsiasi motto la bandiera. Quindi, dunque, le élite che sono responsabili della storia, le masse che invece sono manipolate dalla storia e che dunque in una concezione liberale, fortemente individualistica, ma di un individualismo in cui si deve cogliere il momento universale della libertà, le masse sono viste come evidentemente non come qualcosa di significativo. Sono riferiti, per esempio, i suoi giudizi, non so se riusciremo a leggerli, ma i suoi giudizi sulla rivoluzione napoletana del 47-48 sono quelli, insomma, nascono da questa impostazione teorica. C'è, ripeto, una continuità molto forte tra la teorizzazione, su questo, con quest'ultimo documento avremo finito, tra la teorizzazione della funzione, della metodologia storiografica e la pratica storiografica di Croce. Come definisce la sua storia Croce? La definisce una storia etico-politica per far intendere nel titolo medesimo che la moralità non è la politica o l'utilità, come non è le altre forme dell'attività umana, le sue forme dello spirito, ma le comprende tutte e tutte le converte in quanto adempiono al loro fine speciale di azione etica. Che cosa significa? Perché io non credo che tutti i seminaristi avranno già avuto modo di cimentarsi sul pensiero di Croce, quindi forse chiarire queste sue categorie fondamentali può essere d'aiuto. Che cosa significa storia etico-politica? Anzitutto significa che la storia la fanno gli individui grandi, individui che hanno una tensione che assegnano significato alle loro azioni, che ritengono di avere la responsabilità di compiere azioni in quanto rappresentanti dell'universale nella realtà storica. La storia etico-politica è una storia fatta da individui impegnati che avvertono la responsabilità della dimensione politica, la responsabilità del lavoro cooperativo in una società, ma l'avvertono loro, devono essere loro gli avanguardisti perché poi la storia possa avere un significato. Dunque, una storia piena di significato, fortemente elitaria e intrisa di momento spirituale. Bene, sulla base di queste, diciamo, essenziali coordinate, non dimentichiamo che Croce scriveva queste pagine anche diciamo, durante il ventennio fascista, dove si avvertiva forte questa necessità di testimonianza, quindi lui ha maturato il suo pensiero teoretico molto raccogliendo, lo dice spesso questo, sollecitazioni per come gli si presentavano innanzi. La filosofia che Croce, la teoresi, la teoretica che Croce elabora è sempre una teoretica che nasce dai problemi per come essi si presentano. E allora la storia del Regno di Napoli, che cosa cerca di costruire Croce nella sua ricerca storiografica sulla storia del Regno di Napoli? Badate che la storia del Regno di Napoli è stata fortissimamente criticata. È stata fortissimamente criticata soprattutto perché si è affermato molto di frequente che fosse una storia poco documentata. Cioè a dire una storia in cui c'è più sintesi che analisi. E questo è sostanzialmente vero, a parte che bisogna pur dire che tutti i riferimenti che sono nella storia del Regno di Napoli, in termini di nomi, soprattutto di intellettuali, di ricercatori, politici,
avvenimenti sono poi stati tutti, sono stati così ben individuati a testimonianza di quel che Croce voleva dire, che sono stati poi ciascuno di essi oggetto di ricerche successive, analitiche, molte le ha compiute anche il mio maestro Raffaele Aiello, dimostrandosi che tutti i suoi giudizi erano giudizi che allo stato delle fonti erano giudizi estremamente avveduti, sagaci, penetranti, giudizi di chi aveva occhio storico. Che cosa, perché la storia di Regno di Napoli appare una storia poco documentata? Vediamo lui che cosa dice. Lo dice nel terzo paragrafo del primo capitolo della storia del Regno di Napoli. Io leggo un po' dalla edizione che è stata realizzata qui in Fondazione di recente, l'edizione Nazionale, edizione edizione nazionale, sì, nazionale. di Bibliopolis, diciamo, Bibliopoli a cura di che ha Palmieri. fatto il professor, che ha curato il professor Palmieri, però non credo voi l'abbiate sotto. Quindi vi dico, per il, ne aveste interesse, a parte poi potremmo fare un seminario un po' meno paludato e più calato. L'oggetto della nostra indagine non è la biografia dei re di Napoli, Angiolini, Durazzeschi, Aragonesi, tra i quali furono certamente uomini di robusto carattere, di mente geniale e di accorata sapienza, né propriamente la storia di quella formazione politica e giuridico-finanziaria militare che si chiamò il Regno di Napoli e delle sue lotte e della sua resistenza e dei suoi accomodamenti e della sua persistenza. Non è niente di tutto questo quello che interessa Croce. Si evince con essa, scusatemi, sì, invece con essa la storia della nazione napoletana, degli abitatori dell'Italia meridionale e della parte attiva, quale che fosse molta o poca, che dispiegarono nella politica e nella civiltà, nel tempo che furono raccolti in quella particolare unità politica, storia ben considerare distinta da quella dei sovrani e altresì da quella del regno in quanto istituto politico, perché tutti i fatti sono in relazione tra loro, perché tutti i fatti, benché potremmo dire tutti i fatti, sono in relazione tra loro, non è buona ragione per confonderli in uno e scambiarli tra loro. È una storia di continuità di vita nazionale, di tradizioni, eccetera. Allora, che cosa Croce sta, come sta impostando la sua ricerca storica? Questo passaggio viene in una parte già abbastanza avanzata della sua del suo racconto, che nasce con una polemica che lui istituisce con Enrico Cenni, giurista, giuspubblicista napoletano della seconda metà dell'Ottocento, di quelli che naturalmente facevano un certo abuso di retorica e vedevano dappertutto glorie e soprattutto le vedevano nei giuristi napoletani. Croce gli dice: tu hai proprio sbagliato di portone, perché la storia non la fanno i giuristi la fanno gli avvocati, difendono le cause. Guardano agli interessi minuti, non sono coloro i quali sono in grado di creare una storia nazionale, cioè una storia in cui ci sia un'unità di spiritualità. Quindi non bisogna lasciarsi andare né alla valorizzazione di singoli né a lodi sciocche, insignificanti, stupide, retoriche. Questo è un discorso che io ho sentito spesso fare, perché benché il mio già citato maestro si dichiarasse fortemente critico di Benedetto Croce e avesse istituito non so quante polemiche con lui, scrive un saggio molto importante, ma che si chiama Benedetto Croce, la storia ideale del Regno di Napoli, che va letto. Ma insomma, benché lui fosse estremamente critico di Croce, ne era forse il principale allievo, io credo, perché lo si ritrova nel metodo interamente, nelle parole, nelle affermazioni. Dice Croce, questo è qualcosa che quasi Aiello ha plagiato: ma poiché chi ama non chiude l'occhio ai mali e ai pericoli, quegli uomini smisero lo stolido, parla dei grandi della storia del Regno, lo stolido abito di tutto lodare ed esaltare e di darsi per soddisfatti e beati del paese, degli ingegnosissimi abitanti e dell'ottimo governo,
e formarono il lungo e doloroso catalogo dei vizi da estirpare, delle infermità da curare nell'Italia meridionale. Quindi questa fondamentale importanza dell'atteggiamento, che poi credo incroceremo, non ricordo se l'ho selezionato, di un pessimismo della ragione. E siccome la storia deve preparare all'azione, questo è il senso della storia, la storia non segnala, questo lo dice chiaramente Croce, non è che l'istoria è banalmente magistra vitae, tu queste cose le hai studiate più volte, la storia prepara all'azione, la storia ti rende consapevole e ti mette in condizioni di acquisire mezzi critici per poter valutare il contesto, conoscere l'origine dei problemi, diagnosticare, altra espressione che il mio maestro usava di continuo rilevandola da Croce, e dunque di prepararti ad un'azione seria, competente e etico-politicamente responsabile. Dunque storia critica. I lavori di storia, quando procedono in modo pensato e critico, debbono invece, come è giusto, questa è l'introduzione alla storia del Regno di Napoli, presupporre quel che già si ha nei libri sull'oggetto trattato e dare solo quel che di nuovo si crede di poter fornire in proposito per la migliore e più completa intelligenza della realtà. Quindi non interessa a Croce di raccontarci il singolo episodio, lo vedremo quando guarderemo alle fonti, e dobbiamo anche sbrigarci, già abbiamo fatto una mezz'oretta di lezione, vediamo di fare in fretta. Non interessa a Croce di raccontare aneddoti, episodi, quando fa opera di elevata storiografia, perché poi c'è anche il Croce erudito, salacissimo, ricercatore di episodi perduti, riposti in pieghe di stranissime fonti che lui va consultando, che hanno proprio il gusto, il sapore del fatto singolare. No, questo però riguarda il Croce erudito, che lui dichiara questa condizione di avere abbandonato, poi non è del tutto vero, diciamo al cavaliere del Novecento. Allo storico interessa conoscere le questioni per prepararsi all'azione. Allora, citando in altro luogo della storia del Regno di Napoli, nel secondo capitolo, quando si occupa del viceregno, alcuni storici del regno, dice: a leggere i Summonte e i Parrino, storici dell'epoca, voi mi scuserete se ho detto qualcosa che per voi può apparire banale, ma io non so, non abbiamo avuto occasione di incontrarci e non conosco il grado di frequentazione che voi avete avuto con questo scrittore complicato, attentissimo, insomma, se si legge con attenzione, si leggono tre righe di Croce, si vede che dentro è nascosta una miniera. Quindi, a leggere su Monte Iperrino e gli altri tutti, si direbbe che il regno di Napoli, il più bel regno d'Europa, così dicevano loro, somigliasse a un Eldorado, abbondante di ogni sorta di prodotti della terra, di ogni delizia della natura, con ingegnosi e beatissimi abitatori, governato da eccelsi sovrani e da prudentissimi ministri, con una fiorita nobiltà splendente di tutte le più generose virtù. Che ironia ci sta in queste osservazioni. Così in tutta quella letteratura la contentezza gloriosa e la lamentele, il panegirico e la cruda ipotiposi della realtà si susseguono e si alternano e non si fondono, cioè non si tende a mettere in armonia le premesse con la conclusione, la storia critica, la necessità di porre le acquisizioni in conflitto tra loro perché ne venga fuori una realtà convincente. E poi, saltando, ora il segno effettivo della sollecitudine per la cosa pubblica, l'impegno etico-politico della storiografia, è la trepidazione e l'angoscia. È il pessimismo di cui vi parlavo prima, se l'avevo selezionato. Come il segno mentale è la critica e la censura. Pessimismo bensì non passivo, ma attivo. Ma attivo,
Censura concreta e concludente, ma pessimismo e censura sempre. Né rinnovazione politica e nazionale è possibile senza questo necessario momento di negazione, cioè la decisività della critica spietata della realtà perché la realtà possa emergere in tutta la sua prescrittività. Croce è molto, anche se non, so, non credo che l'abbia letto in qualche sua pagina, ma è convinto della normatività dei fatti, cioè che i fatti contengano in sé la regola, esprimano in sé la esigenza e contengano anche la risposta se criticamente interrogati. E quando parla degli illuminismi, dell'illuminismo, che giudica naturalmente in maniera diciamo largamente positiva, però ne coglie un aspetto di forte limite. Dice dell'illuminismo: la forza consisteva nel principio della ragione che da una parte indirizzava la più minuta ed esatta osservazione naturalistica e dall'altra esercitava rigoroso giudizio sulla realtà di fatto e si adoperava a cangiarla e a raddrizzarla secondo le eterne norme ideali e razionali. La debolezza era in questo dualismo di fatto e di ragione, donde le varie conseguenze e l'incapacità a trovare nei fatti stessi la ragione dei fatti. Questo io intendo per normatività dei fatti. Lui lo dice un po' meglio, ma io non sono Croce e vi dovete contentare del modo in cui vi trasmetto. E la tendenza a concepirla in forma di causa o di una serie di cause naturali e individuali, e così via dicendo, cioè una forte esortazione a guardare alla realtà non per come le retoriche te lo trasmettono, non per come un rivestimento razionale, vale a dire, il mio maestro, che ovvio mi citi spesso perché era un crociano, scrive un saggio che si chiama L'estasi della ragione, critica con questi argomenti Gaetano Filangieri, proprio per questo fatto di sovrapporre le categorie della ragione alla osservazione spietata, rigorosa, lucida della realtà. Faccio un esempio di che cosa significa questo atteggiamento, questa storiografia critica di Croce, come serva in poche righe definisce tante cose. C'era tutta una tradizione storiografica da Amari partiva, che a proposito dei Vespri siciliani, cioè di quella rivolta antifrancese che nel 1282, mi pare, ma non mi diciamo per le date. E non ne farò più perché si sbaglia facile e si mostra più asini ancora di quello che non si è. Portò alla cacciata degli Angioini dalla Sicilia e alla incoronazione di Pietro di Aragone, quindi si separò il regno, si spezzò il regno. E però c'era tutta una tradizione storiografica che diceva che era stato un gran gesto di orgoglio siciliano, perché la cosa nasceva, il mito era che nascesse da un ufficiale, un cavaliere francese che aveva attentato alla virtù di una nobile siciliana, poi c'è stato un duello, e Croce dice, da una lettura esattamente opposta, dice: Carlo d'Angiò stava pensando ad una grande iniziativa politica per insignorirsi sostanzialmente della penisola, e dice Croce: che cosa gli impedì quell'impresa? Che cosa troncò le sue speranze? È ormai noto. Il Vespro siciliano, vedete anche la tranchant della sua, che ingegni poco politici e molto retorici esaltano ancora come grande avvenimento storico. Ma del resto, se voi leggete un libro
divulgativo per scuole medie e medie superiori, anche i vescovi siciliani sono questo grande momento di orgoglio siciliano, e che poi orgoglio siciliano che chiama Pietro d'Aragona a farsi governare. Vabbè. Laddove fu principio di molte sciagure e di nessuna grandezza. Non la conquista angioina, ma quella ribellione e distacco della Sicilia infranse l'unità della monarchia normanno-sveva, ne fiaccò le forze, perché costruzioni normanno-sveva naturalmente, ne fiaccò le forze, le rapì la sua missione storica e di origine, e diè origine veramente al regno di Napoli, a quel regno che visse più secoli di vita, di cui molte tracce permangono nelle odierne condizioni sociali e nei costumi di queste terre, cioè l'aver infranto la unità del regno con questo gesto di preteso orgoglio localistico, perché poi Sicilia autonoma si ricorda poco, per la verità non lo era stato mai, insomma. L'origine della debolezza del regno. Questo è un saggio minimo di storiografia critica Crociani. E io vi avevo accennato alla polemica con Enrico Cenni, che vantava le forme giuridiche. Croce era un grande odiatore della. Odiatore, no? Aveva antipatia per il diritto. Da quelle sue piccole prime esperienze di giurista, però devo veramente sbrigarmi se non riusciamo a finire, di giurista in formazione, era stato un anno iscritto a Roma alla Sapienza, aveva incontrato filosofi del diritto che non stimava, per non parlare del professore di enciclopedia, lascia delle notazioni poco riguardose, diciamo, aveva maturato questa antipatia per il diritto e poi aveva finito col dire che il diritto non ha nessuna autonomia. Anche in questo il mio maestro è uguale. E allora, nel definire sempre l'oggetto della sua storia, dice: l'astratta forma giuridica, la lex sine moribus, cioè la legge formale, è altro dalla realtà effettiva. Sta criticando Cenni. E guardando a questa, l'Italia meridionale ci si mostra nelle storie, nelle cronache, nei documenti, guardando alla realtà effettiva, non a quelle che scrivevano i giuristi nei loro commentari, nelle loro decisiones, nei loro tractatus, no, non a questo, guardando alla realtà effettiva, un paese in preda alle usurpazioni e prepotenze baronali, con un'agricoltura primitiva, con scarsissima ricchezza mobiliare, ma forse anche con ricchezza, se riesco a leggere, con ricchezza mobiliare, con diffuso servilismo e con giunta ferocia, insomma, in condizioni tutt'altro che prospere, eque e benigne. Ma fosse anche effettiva la ricostruzione giuridica, come certamente non è, la privilegiata storia economico-giuridica, ossia sociale dell'Italia meridionale, non sarebbe mai la sostanza vera, questo serve per capire cosa intende Croce per storia, della storia di un popolo, di quella che conta, della storia che per eccellenza che è solamente quella etica, morale e in senso alto politica. Ma ricorderò cosa più generale, più semplice, più fondamentale, che gli avvocati, quello che accennavo prima, sono avvocati e non uomini politici e per la natura stessa del loro ufficio servono sempre a particolari interessi economici, buoni o cattivi, utili o dannosi, e non hanno per proprio istituto di promuovere l'interesse generale e gli ideali politici, che è l'ufficio degli uomini di Stato e delle classi dirigenti. Cioè l'avvocato, il giurista, bada al particolare, non guarda al complesso delle cose, non è animato da una visione etica politica, difende interessi, per di più posso testimoniarlo, lo fa in cambio di retribuzione, quindi difficilmente può, non proprio del tutto, perché poi la difesa ha i suoi valori, ma insomma difficilmente può essere un soggetto che
miri all'universale. Del resto la storia del Parlamento risorgimentale è una storia piena di legali, che creano una quantità di problemi proprio alla individuazione e all'affermazione degli interessi generali. Croce sostiene, quindi spazzando via tutta quella retorica risorgimentale, giustificata anche, voglio dire, perché si trattava di costruire l'Italia quando Cenni scriveva, quindi creare una risalenza di radici culturali. Ma cos'è la cultura vera, dice Croce? È accordo di mente e di animo, circolo vivo di pensiero e di volontà. Ed è religione, non quella religione dell'antico errore, l'errore della trascendenza, parliamo di una concezione immanentistica della filosofia, di quel torbido sentimento mistico che ora si procura di rinnovare nella melensa religioneria dei giorni nostri. Sta parlando dei fascisti, naturalmente, in questo momento. È una frase pesante questa. Con le sue vanitose esibizioni di falso fervore, ma la religione come unità dello spirito umano e sanità e come unità dello spirito umano e sanità e vigoria di tutte le sue forze. E questa religione, e di questa religione, Napoli assai difettava, nonostante tutte le sue chiese, i suoi monasteri, le sue pratiche di penitenza, che mostravano la loro inanità nella loro incapacità a diventare principio di rinnovamento civile. Qui c'è naturalmente tutto il Croce laico. La religione di Croce è una religione di impegno etico-politico, di impegno civile, e anzi la religione dei monasteri, la religione feticistica, diciamo così, dei bizocchi di questo genere qui, è una religione che contrasta il formarsi dello spirito civile, perché sposta su un piano completamente diverso quello che andrebbe invece andrebbe collocato sul piano dello spirito pubblico, dell'impegno pubblico. E qual è la situazione napoletana? Per venire anche un po' a questo discorso, questo poi è un discorso che si innesta perfettamente, e anche se su questo piano dobbiamo fermarci, altrimenti non possiamo andare al problema delle fonti, che si innesta perfettamente sul sorgere della sensibilità meridionalistica, perché Croce sta individuando altrettante cause della mancata formazione di uno spirito pubblico nel Mezzogiorno, quindi di una mancata sensibilità per la cooperazione civile, di un sostituirsi di opportunismi ed individualismi all'impegno invece per l'interesse collettivo. Ed è una realtà che noi ci portiamo dietro fino ad oggi, e che anzi oggi, io lo vado osservando da un po' di tempo, si sta ulteriormente acuendo, perché ogni titolare di pubblica funzione, o una parte molto significativa dei titolari di pubblica funzione, hanno totalmente smarrito il senso dell'interesse collettivo e pubblico e rivolgono l'esercizio della funzione esclusivamente in vantaggio di loro stessi, che non significa vantaggio necessariamente economico, ma significa autoesaltazione, autoreferenzialità, autoillustrazione, cerimonie. Non so se avete notato, ma questo è solo un piccolo epifenomeno, che ormai sono tutti emeriti di qualche carica che hanno avuto. L'emeritato era un istituto che esisteva soltanto per i professori universitari e per pochissimi di costoro. Tutti i presidenti di Corte Costituzionale, Cassazione, della Repubblica, della Corte dei Conti, tutti sono presidenti emeriti. Questo è un segno veramente di sfascio dello Stato, che non riesce più a governare i fenomeni. Ognuno si appropria di un qualcosa. Oggi sono stato a deprimermi per circa 3 ore e mezza all'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, dove purtroppo sono dovuto andare, e hanno parlato
credo una quindicina di persone, ognuno di se stesso, ognuno di quello che faceva, ognuno di quanto era bravo. E un tempo l'inaugurazione dell'anno giudiziario aveva una funzione precisa ed era quella di dare lo stato del distretto e parlava il procuratore generale presso la Corte d'Appello e basta. Ora c'è anche l'anno giudiziario della Commissione tributaria che si chiama, altro fenomeno, Corte di giustizia tributaria, poi c'è quello della sezione di controllo della Corte dei Conti, poi c'è quello dell'autorità antitrust, dell'autorità delle comunità, è una cosa, è un impazzimento generale. Perché? Perché lo spirito pubblico grande, perché chi occupa un'istituzione la rivolge per illuminare se stesso e la sfrutta al meglio in questa direzione. Regno di Napoli, il peggio è, parla dei feudatari, Croce dipinge un quadro a tinte fosche dei feudatari anche perché c'era stato quel processo che gli storici chiamano di patrimonializzazione del feudo, quindi si era persa la dimensione pubblica del feudo, quella responsabilizzante, erano diventati tutti, diciamo, padroni di feudo da sfruttare, ma senza un impegno, perché il feudo nasce dal patto con il sovrano, quindi ha una funzione pubblicistica, persa del tutto. Il peggio era che da quei feudatari, numerosi perché molto frazionato il possesso feudale, numerosi quanto siamo diventati, 10 sezioni sono, quando io ho cominciato la professione il TAR per la Campania aveva una sezione, ora siamo arrivati a 10, 10 e il contenzioso è ridotto, è dimezzato. Poveri, allora, il peggio era che quei feudatari, numerosi perché molto frazionato il possesso feudale, poveri per conseguenza per la più parte, pochi baroni propriamente detti o grandi baroni, molti semplici baronotti, come si chiamavano, con poche e labili grandi formazioni feudali e senza durevoli centri di corte e di cultura quali si ebbero altrove, da quella rozza classe di grossi e piccoli proprietari fondiari, da quegli uomini, per insistere nella qualifica data da Niccolò Machiavelli, al tutto nemici d'ogni civiltà, non era da sperare alcun progresso sociale e politico. Veniva da Firenze l'acciaiuoli che, preso possesso delle terre a lui infeudate, le quali, gli dice, non si potevano denominare terre, ma quasi inabitate, spelonche di latroni, ripiene di sanguinose intestine e crudelissime particolarità, il tipico particolarismo, personalismo della nostra storia nazionale, perché l'Italia si componeva di una decina di stati fino all'unità, e poi c'erano feudi enormi quanto e più degli stati di cui facevano parte, quindi il particolarismo era la nostra. E poiché la tendenza loro era affatto particolaristica ed anarchica, non erano più genuini feudatari, non erano più genuini feudatari partecipi col sovrano alla vita dello Stato e chiamati a difenderla. I baroni napoletani non seppero e non curarono di svolgere l'istituzione dei parlamenti che pure esistevano nell'Italia meridionale, e poi Croce dirà che i parlamenti napoletani, in effetti, dobbiamo saltare un po' tutto, se non la finiamo più. I parlamenti napoletani nel 1642 addirittura chiusero e la rappresentanza del regno fu affidata ai sedili napoletani, dice Croce, in violazione, con grande scorno degli esperti di diritto pubblico, poco esperti però della politica. E quindi quello che Croce ritiene fondamentale, ripeto, devo per forza accorciare molto, è l'elemento attivo, quella classe intellettuale che rappresentava la nazione in formazione o germe. Solessa era veramente la nazione, solessa, concorso, eccetera. E che quindi Croce. Però ovviamente passiamo ora al problema delle fonti, di Croce ricerca questo elemento di spiritualità, cioè lo svilupparsi di uno spirito nazionale. Per lui l'unico momento in cui un autentico spirito nazionale comincia a vedersi, a parte alcuni personaggi chiave, per esempio Pietro Giannone,
per esempio Serra, Galanti, Genovesi, cioè questi, Vico naturalmente, ma anche Campanella, Bruno, cioè questi spiriti liberi, forti spiriti capaci di esprimere e di avvertire il peso etico-politico dell'impegno in una comunità. A parte questi, il momento in cui si comincia a formare questo spirito nazionale, vedete, è tutto un problema di spirito. Io non ho potuto leggere dei personaggi, ma lui, per esempio, solo vedere, è tutto un problema di questo momento aggregante, addensante, che non è nell'uomo, ma l'uomo lo rappresenta se riesce ad esprimerlo e riesce a farlo intuire alla comunità in cui si svolge. Dunque, la ricerca di questo elemento spirituale è una ricerca che richiede, e veniamo all'aspetto che forse può interessare anche di più voi, abbiamo un'ora e un quarto, quindi sono voi storici che vi state formando, richiede un uso delle fonti di conoscenza storica, o meglio, delle fonti per la costruzione dell'oggetto storico, per dare forma a questo oggetto storico così difficilmente afferrabile. È una storia complicatissima, la storia del Regno di Napoli di Croce, perché è proprio una storia che va alla ricerca di un qualcosa che anzitutto c'era poco o nulla, ma che chi la aveva non sapeva di possederla, perché è chiaramente quella domanda che nasce dall'attualità della storia. E in questo caso dall'attualità della storia per gli interrogativi che Croce si pone nel 1924, cioè esisterà mai sostanzialmente una nazione italiana degna di questo nome, con una religione civile che non è la religione vanitosa del fascismo, ma sostanzialmente inconcludente. Lui si consolava pensando a quella che poi definirà una parentesi della storia d'Italia. Il ventennio era, secondo lui, una parentesi. Io penso che una parentesi che sia un po', diciamo, allargata, ma richiede un compulsare le fonti del tutto peculiare, perché tu non è che trovi, lo incontri per strada, lo spirito, l'anelito di libertà, oppure il formarsi di uno spirito nazionale, oppure la dimensione spirituale, non la trovi, la devi interpretare e ricostruire come? Attraverso le più varie significazioni della storia. Per esempio, una dei modi attraverso i quali Croce ricostruisce il sentire collettivo, lo possiamo chiamare anche così, la dimensione aggregante di una comunità o poi di singoli spiriti, è la valorizzazione dei monumenti. A proposito di Carlo, il principe Carlo d'Angiò, naturalmente, figliuolo di Roberto e vicario del re, lasciò grande fama per la ferma ed equanime sua giustizia, e sulla sua tomba in Santa Chiara lo si vede in Faldistorio, questa sedia dalla quale lui, senza schienale, alla quale lui amministrava giustizia, con lo scettro nella destra e nella sinistra la spada puntata su una conca ai suoi piedi, ove bevono insieme d'amore e d'accordo il lupo e l'agnello. La leggenda adornò le sue gesta con aneddoti di giustizia esemplare. Prosegue sempre per comprendere. Da allora prese origine, o allora si rinsaldò, quello che si chiama l'affetto monarchico delle popolazioni del Mezzogiorno d'Italia, che voi sapete che, per esempio, quando ci fu il referendum Repubblica-Monarchia, nonostante non sembra che avesse proprio brillato di splendore la monarchia sabauda in Italia, oggi abbiamo perso l'ultimo potenziale esemplare di sovrano regnante in questi giorni. Nel Mezzogiorno ci furono, credo, 2 milioni di voti in più per la monarchia, e forse gli esiti del referendum furono falsati, una cosa che sempre si è detta, ma naturalmente furono bruciate le schede, quindi non potremmo mai levarci su questa curiosità, ammesso che la coltivassimo ancora. Il re
simile a santo protettore del paradiso, era il patrono terrestre. Ho ancora, momento, non solo monumenti, aneddoti, aneddotica e ricordi personali. Guardate qui. Ho ancora innanzi agli occhi, quindi un'esperienza di vita che viene usata come interpretazione di un sentire comune. Ho ancora innanzi agli occhi le immagini di tre poveri contadini di un paesello d'Abruzzo che vidi capitare a casa, ovviamente parliamo di Montenerodo, dove lui aveva proprietà, vidi capitare a casa un giorno della mia adolescenza, i quali si travagliavano in non so qual dissidio col proprietario della terra da loro coltivata, un litigio fra coloni e proprietari, e si erano disperatamente spinti fino a Roma, pensate, da Montenerodo a Roma, tre contadini, per parlare col re e ottenerne l'intervento e la giustizia contro il barone, come ancora essi dicevano. C'è quindi, come è possibile abbastanza chiaramente vedere, c'è quindi un modo estremamente intuitivo di interrogare la fonte, di esemplarizzarla, di farla diventare rappresentativa di una vastissima sottostante piattaforma di sentire, che tra l'altro viene molto, secondo me, mutua molto anche dalla teorizzazione dell'estetica crociana, di questa importanza del momento intuitivo espressivo, di questo primo momento intuitivo espressivo per la comprensione. Ricordi, credi, questo è, scusatemi, Filangieri, credimi perché ho questo, no, ah, ecco. A volte nei giudizi che si coglievano sulle labbra dei moderati, sta parlando dei moderati napoletani, quando dopo l'unità d'Italia operarono, come è noto, contro il Mezzogiorno. Avevano enorme risentimento nei confronti del Mezzogiorno, molti di loro, a cominciare dallo zio Spaventa, erano stati condannati a morte, erano state nelle prigioni borboniche, quindi. Diventati italiani, pareva di riudire, perché gli estremi si toccano, i motti, altro strumento della interpretazione crociana, attribuiti a re Ferdinando II, il quale, secondo la leggenda, motti, leggenda, leggende, episodi salaci, a un ambasciatore straniero che gli muoveva rimostranze su certi procedimenti della sua polizia, la polizia borbonica era famosa per, come dire, una certa sbrigatività di modi, avrebbe risposto che l'Africa comincia qui. Ferdinando II si sa che era anche spiritoso. Simili motti ricordo di aver udito dallo Spaventa, nuovamente il ricordo personale, ma ricordi di sintesi, perché sono un motto di Spaventa, è la sintesi di una vita di Spaventa che arriva a quella conclusione. Che pur aveva operato e cospinato nel 48 e si era lasciato condannare a morte ed era restato 10 anni in ergastolo per il bene di questa Italia meridionale. Per il bene di questa Italia meridionale, dalla quale ora, come se avesse pagato tutto il suo debito verso di lei, si discostava tra inorridito e nauseato, a segno di preferir di rappresentare alla Camera un collegio dell'Italia meridionale, e a Napoli tornava malvolentieri. Per la mancanza questo di spirito pubblico, ma tornava malvolentieri e parlava con fastidio, per far intendere quali erano le condizioni della città, di quel paesaccio, e irrideva i disegnatori di repubbliche e federazioni, perché mi diceva, in questo caso voi napoletani, teniamolo a mente questo oggi, avreste per presidente il Duca di San Donato, che era uno spassoso personaggio mitologico napoletano che si divertiva in eccentricità, per dire: se farete una federazione del Mezzogiorno, state attenti che le vostre élite sarebbero queste, per dire lo stato di degrado, come lui lo testimonia, il deficit di spirito pubblico napoletano. Esagerazioni e ingiustizie, senza dubbio, perché lo spirito critico di Croce
mosse da malumore e che a troppe cose non avevano riguardo, ma che giova riferire affinché valgano, o forse è vana la speranza, di remora ai miei buoni concittadini a non rendere troppo travagliata e penosa coi loro dissidi e litigi, col loro molto dire e poco fare, con le loro accensioni di fantasia e soprattutto col terribile loro chiacchierare e oratorizzare la vita di coloro che prendono cura delle loro pubbliche faccende. Come ovviamente ricordo personale, qualche degna persona, già amministratore del comune, che ha per istituto di non passar mai più dinanzi alla porta di Palazzo San Giacomo, la cui sola vista le dà un tremito nervoso. Non è male, no? Come ti stiamo, ma soprattutto è il senso, come costruisce il suo oggetto storico, servendosi di ogni possibile spunto che consenta di pervenire alla sintesi su che cosa. In questo stiamo parlando di spirito pubblico, naturalmente. Lo spirito pubblico è difficile da identificare perché va ricercato in cose che sono spirituali, quindi in atteggiamenti, anche in una parola, però bisogna saperla vedere. Quindi l'accusa di mancanza di documentazione nasce, io credo, da un fraintendimento di ciò che Croce intendeva costruire come oggetto storiografico. Ci si può credere, non credere, dissentire, concordare, ma c'è una coerenza che è molto importante per lo storico che si pone all'opera tra ciò che vuol trovare, il tipo di fonti che deve utilizzare e il modo di compulsarle. In quelle chiese, guardando alle memorie dei sepolti, si poteva subito vedere, sta parlando delle chiese medievali e rinascimentali napoletane, con quanta devozione i napoletani avessero servito i loro re. Si osservano i monumenti delle nostre chiese, scriveva Tristano Caracciolo, e si conoscerà proprio l'impito utilizzo di un monumento per ricostruire un significato storico, in questo caso la devozione nei confronti del sovrano del napoletano, e si conoscerà che nessuno o pochi regnarono, abbiamo quasi finito, tra noi che non avessero dalla nostra nobiltà compagni nelle spedizioni e nelle invasioni, e via dice. Ma non solo, ovviamente, ricordi personali, non solo monumenti, non solo chiese. A Napoli, in altri luoghi, ora sta utilizzando la toponomastica della quale Croce era appassionatissimo. Croce era appassionato di luoghi in una maniera straordinaria. Arrivò a salvare un portale di pietra, credo addirittura quattrocentesco, facendolo installare in un palazzo lungo via Mezzocannone quando si stava per demolire un edificio in occasione dei lavori del risanamento, quindi stiamo parlando fra l'88 e il 92-93 di due secoli fa, perché conosceva tutto, riconosceva tutto e dava un senso profondo ai luoghi in quanto significanti storie. Guardate qui a Napoli e in altri luoghi si vedono strade e chiese che ritengono ancora i nomi di questi mercanti e forestieri, via dei Catalani, via degli Spagnoli. Ma non credo che in alcun luogo d'Italia o in altri paesi si incontri mai una loggia o una strada dei napoletani e dei pugliesi. Che cosa ha utilizzato? A quali fini ha utilizzato questa questione della toponomastica? Per dire che i napoletani avevano uno scarso spirito d'iniziativa. Croce dice, badate, che non è vero che il viceregno spagnolo, c'è una riabilitazione in Croce del viceregno spagnolo, non è vero che il viceregno spagnolo ha impoverito il regno. Il viceregno spagnolo, voi facevate parte del regno spagnolo, ha impoverito il regno. Voi eravate elemento del sistema imperiale spagnolo, come l'ha chiamato Aurelio Musi anni dopo. Eravate componente del sistema imperiale spagnolo e non si capisce per quale motivo il sistema imperiale spagnolo doveva amministrarvi, spendere soldi e non prendere neanche. E badate che se un poco di ordine e disciplina l'avete avuto, questa è la tesi di Croce, l'avete avuta grazie
al governo spagnolo che ha un po' addrizzato i baroni, che altrimenti niente avrebbero saputo combinare. E quindi dice qui: lo spirito di iniziativa dei napoletani, anche degli imprenditori napoletani, era uno spirito di iniziativa modesta, come lo dice, non c'è una strada che a Genova, a Venezia, a Ferrara, a Parma, dica via dei napoletani, che significa che non andavano girando per la penisola a piazzare i loro prodotti come lo facevano, non so, i catalani, i genovesi e i veneziani, che peraltro avevano in mano, genovesi e veneziani, la finanza napoletana. Altra fonte compulsata, proprio cose, ripeto, abbiamo quasi finito. Quando il focoso anticlericale Alberto Radicati, conte di Passerano, stimò opportuno costui, autore di un trattato sulla morte, in cui teorizzava, figuratevi, alla fine 1734, 35, 36, il diritto di morire. Quello di cui stiamo discutendo ora, lui già lo aveva teorizzato. Immaginate se non dovete fuggire dalle spire dell'Inquisizione e del Piemonte conservatore. Quando il focoso anticlericale conte Alberto Radicati di Passerano stimò opportuno esulare dal Piemonte, dedicò il libro che scrisse per esporre i suoi concetti in materia al re Carlo di Napoli, che sperava sarebbe diventato signore di tutta Italia e l'avrebbe destata in azione. Perché ci ricorda questo episodio? Perché intende dire che Carlo di Borbone era uno spirito liberale, era diventato un simbolo sul quale molto si confidava. Del resto, il periodo di Carlo di Borbone e Maria Amalia a Napoli fu un periodo particolarmente vigoroso di iniziative e felice di riforme qui a Napoli. Quindi Carlo assunse, anche perché aveva soprattutto in un primo periodo un primo ministro bravo, Santisteban, insomma un bel momento storico. E per dire, lui non è che si mette a stare ore e ore, cioè, a dire no, gli basta. Perché? Perché deve anche qui fotografare che cosa? Un qualcosa, la simbolica presenza di questo sovrano liberale in 448. Dice, io le cose che già si sanno, non le ripeto, ce l'ho detto nella pagina che abbiamo letto prima. Un'altra cosa che lui usa è, il volo di uccello, cioè a dire, citare fatti, diciamo, senza proprio spiegare di che cosa si tratta. Per esempio, per dimostrare una certa capacità guerresca del baronaggio napoletano, che lui riconosce, cita una ventina di nomi di persone, ognuna delle quali aveva fatto una battaglia, aveva andato dietro un re a combattere qualcosa, per dire non è che mancasse il senso il valor militare, quello che mancava era lo spirito pubblico. Non lo facevano per lo Stato, erano buoni. E allora cita 20 di queste persone che in varie epoche storiche, dal 500 al 700, avevano fatto, quindi in maniera strana sul piano storiografico. Perché a lui non interessa il singolo episodio, interessa questo plesso di episodi perché contiene una universalità. Queste memorie di cui ho voluto offrire un piccolo saggio, sono due pagine che mi cita, anche lui sapeva tutto della storia di Napoli, non è che gli mancassero le cose, per filo e per segno, di cui ho voluto offrire un piccolo saggio, sono obliterate o quasi, perché le famiglie o si estinsero o cambiate di interesse, sminuite di importanza, le dimenticarono, cioè questa elite napoletana e meridionale venne meno. Gli storici, colpiti da posteriori insuccessi delle armi napoletane e confondendo due cose diverse, la saldezza politica degli eserciti e l'attitudine militare della nazione, si appagarono di un superficiale giudizio dispregiativo, giudizio in verità poco valido a fronte di quello dei meglio informati contemporanei, tra i quali il Wallenstein,
che esaltò fino al cielo quel corpo di soldatesca tratto dal regno di Napoli e che il re Filippo IV mandò in aiuto all'imperatore Ferdinando. I capitani di quelle schiere, che erano in buona parte baroni, amanti della guerra, sapevano raccogliere e preparare tecnicamente gente di guerra e studiavano il mestiere. Al valor latino, o nulla manca o solo la disciplina, e la disciplina è la disciplina che viene dal fermo indirizzo politico, gliela diedero allora i monarchi di Spagna. Sta dicendo, erano persone che avevano potenzialità di creare uno Stato, di costituire una nazione, ma siccome in realtà non c'era di autoctono nulla, e la disciplina venne dall'esterno, questo spirito pubblico non è nato e quindi noi ce lo portiamo ancora dietro. Ultime battute. Anche motti, facezie, proverbi sono utilizzati da Croce per dimostrare. Per esempio, qualcuno simpatico, anche lui poi aveva il gusto del salace. Chi storiame, esclamava un popolano, chissà dove l'aveva trovato, è di Santa Ecclesia e io dico che è dello santo diavolo. Non vedete che tutti i signori o solo i demoni che non cercano se non le guerre, cioè questo era un modo, un detto che esisteva nella storia napoletana, che lui utilizza per dire quanto la nobiltà napoletana fosse poco affidante in termini di struttura per creare un'architettura dello Stato. Famoso, forse il più famoso di tutti, è il detto sul quale Croce svolse anche una piccola indagine erudita, che Napoli era un paradiso abitato dai diavoli, perché lui vuole criticare quella tesi dell'Eldorado, diciamo, la quale abbiamo fatto prima riferimento, e lo fa anche attraverso oppure quando deve parlare dell'avarizia di Roberto d'Angiò, racconta, non è che si mette a fare i conti nelle casse di Roberto d'Angiò, ma racconta, abbiamo veramente quasi finito, del detto che circolava a Napoli, che Roberto d'Angiò era accumulatore di tesori nel fondo della bruma, della Bruna, che era una delle torri di Castel Capuano. Ancora un altro tipo di fonti, veramente, se volete possiamo chiudere anche ora perché il senso è chiaro, è la fonte letteraria. La fonte letteraria è una fonte estremamente sintetica. L'artista vale proprio perché riesce a dare forma ai sentimenti, forma a ciò che più circola inavvertito in una realtà comune, ma che la scolpisce, se è artista, naturalmente. Cino da Pistoia aveva lanciato un'invettiva al regno servile, ove a buon grado nullo ben si face, ove ogni senso è bugiardo e fallace, senza riguardo di virtù si trova. Altro letterato, regno di traditor palese, che la lingua latina disonora. E via dicendo. Ultimo riferimento che, sempre per capire questo modo di sintesi, che per certi versi può essere anche fortemente criticabile, perché non è detto che veramente una cosa del genere significhi tutto quello che Croce intende fargli significare, però il complesso delle cose depone in un senso di genuinità, di attendibilità. Nel 1673 la nobiltà napoletana, famosa non meno della francese per i quotidiani duelli, prendeva solenne impegno e rogava di ciò un pubblico strumento di non più praticare i cosiddetti duelli per compagnia, nei quali coi duellanti partecipavano congiunti e amici fino a cambiarsi in piccole battaglie, segno di addolcimento dei costumi. Cioè il fatto di aver rinunziato a questa forma di risoluzione delle controversie
però genuina, devo dire genuina. Le forme attuali di risoluzione delle controversie sono spesso false quanto soltanto il diritto riesce a esserlo, dimostrandosi invece neutrale. E questa forma di questa rinunzia diventa emblematica di un ingentilimento di costumi, cioè di tutta una realtà per dimostrare la quale sarebbe estremamente difficile, come dire, impegnarsi a ricercare fonti adeguatamente attendibili. Chiudiamo con veramente una semplicissima considerazione. Quello che più o meno ho cercato di dirvi con un esame analitico dei testi crociani è che quando ci si pone insomma, ci si pone ad avviarsi ad una ricerca storica, bisogna avere piena la consapevolezza che determinante è quello che motiva lo storico. Parliamo in altri termini del circolo ermeneutico di Gadamer, proprio se vogliamo dare un riferimento elevato a questo discorso, cioè del totale coinvolgimento del soggetto nell'oggetto e dell'oggetto nel soggetto. E quindi e bisogna naturalmente, quando si esaminano testi storici, prestare estrema attenzione alle fonti sulle quali questi testi storici sono costruiti. È molto importante perché già attraverso la selezione, la semplice selezione delle fonti, si raggiungono risultati che è possibile anche ci si sia proposto di raggiungere e più o meno consapevolmente si siano perseguiti con scarsità di senso critico. Se io compulso le fonti giuridiche, solo le fonti giuridiche, per rimanere all'esempio di Croce, per l'età del diritto comune, beh, veramente mi trovo in un certo Eldorado, perché principi giuridici di una elevatezza davvero sorprendente, una logica scolastica naturalmente, ma rigorosissima, sillogismi, diciamo a cascata, e però se voglio capire cosa quelle cose producevano, devo calare da storico del diritto la testa nelle carte dei processi dove è possibile, o negli archivi dei feudatari dove è possibile, che è lì che vedi come realmente tutta questa massa di teoria ha funzionato. Ha creato certezze, ha creato insicurezze, è stato strumento di, diciamo, per favorire certi interessi o certi altri. Quindi è molto importante, quando si costruisce la ricerca, anzitutto partire da interrogativi, essendo prontissimi a rivederli, perché sennò la ricerca non è ricerca. Quel che ci si propone spesso può essere smentito, ed è un bel risultato, perché si è scoperto in quel caso. Non bisogna insistere laddove si trovano eccesso di riscontri contrari alla indagine che si intende compiere, ma bisogna anzi appropriarsi del risultato, delle scoperte che sbagliando, Bachelard diceva questo, no? L'errore è alla base della conoscenza, Gaston Bachelard, perché ti consente di scoprire, ti metti di fronte a un fatto duro che non si trova, che non si riconosce negli interrogativi che tu ti eri posto, e se loro hanno modificate le domande e eventualmente vanno modificate anche le fonti. E poi c'è una strettissima relazione tra la selezione delle fonti, l'uso che se ne fa in Croce estremamente emblematico, e l'oggetto che la ricerca storica forma. In questo caso siamo alla ricerca di dimensioni spirituali e dunque le fonti che vengono utilizzate sono stressate, sono esaltate, sono rese
rappresentative di una universalità, ma questo lo dicevo in apertura e perciò dissentivo dal giudizio, per carità, con tutta l'umiltà del caso, di Chabot. Questo è perfettamente coerente con l'impostazione teoretica di Benedetto Croce, ho parlato un'ora e mezza e basta, se no veramente mi tira indietro qualcosa, è perfettamente coerente con quella impostazione per la quale nell'individuale bisogna ricercare sempre l'universale, perché è l'universale, è lo spirito della storia a fare la storia, che un po' hegelianamente con astuzia si serve di noi poveri temporanei occupanti il suolo terrestre per attuare i suoi propositi. E grazie per la pazienza. Grazie moltissimo, mi sentite? Adesso certo. Ti vediamo anche, sì. Ah, oh, ma sono sempre stato. Sì, lo so, no, sì, era sì, noi non lo vedevamo. Era coperto dalla locandina. No, volevo ringraziare moltissimo Razio perché ce l'ha presentato anche da punti di vista originali, ecco, diversi da quelli ai quali siamo più disposti nel lavoro che facciamo. Quindi veramente grazie, si è venuto fuori un croce anche piacevole e divertente, quindi questo ci piace. Bene, apriamo la discussione. Apriamo la discussione. Ci sono domande, problemi, possibili. Ci sono tanti temi, no, che in fondo hanno toccato nella pluralità degli ambiti di Borsisti, tanti piani che sono emersi. Quindi darei forse a qualcuno di loro per primi gli interventi, poi... Io posso chiedere qualcosa? Sì, volevo dire una cosa, per ragioni... No, perché non sente... Se no non sente... Perché una cosa che sarà sicuramente... Se può venire... Con la suspense... Addirittura suspense... Eh sì... No, sarà sfuggito a me, però poi quale sarebbe stato secondo Croce questo momento d'oro in cui davvero si è avuta questa parentesi di spirito collettivo? Di collettivo? Il risorgimento, la fase risorgimentale. Ferme le eccezioni, c'è una chiusa bellissima, poetica, nella storia del Regno di Napoli, dove Croce dice, io in questa storia, le uniche, forse ce l'ho pure da qualche parte, le uniche realtà... che ho, sono questi grandi spiriti critici che si sono impegnati anche con un sacrificio forte, personale, non so se ce l'ho, ma l'ultima pagina della storia del Regno di Napoli, la troverete facilmente. Ora, i savi, che facevano i savi, chiese quel severo sovrano? Certo, come no. E quindi il momento che lui vede in cui effettivamente si sviluppa. Prima cosa, lui è, per esempio, da meridionale, ritiene che l'unica realtà politica che ha avuto un impegno costante per costruire l'Italia fossero i Savoia, i piemontesi, che obiettivamente con una politica di una ambiguità proverbiale, e credo che di lì venga torinese falso e cortese, e con la storia dell'età moderna, non è che tra l'altro il mio migliore amico tra gli storici del diritto che non c'è più purtroppo era un torinese di grandissimo livello, di grandissima finezza, e era quello il momento, secondo lui i piemontesi erano gli unici che già dalla metà del Cinquecento si erano impegnati a costruire un'Italia unita, espandere naturalmente nel loro territorio ma con idea nazionale. E nel Risorgimento ci sono questi spiriti più che cominciano ad avvertire l'importanza del paese, anticlericali, tutto l'anticlericalismo, ecco, quello è il momento. Chi volete venire? Poi Pedro. La dottoressa Cioè. Buongiorno, grazie al professore per l'argomentazione così analitica e dettagliata. E proprio volevo riprendere anche questo nesso individualità-universalità. Questo nesso Universalità?
universalità che accompagna l'intera opera sia storiografica che filosofica di Croce, proprio nella critica che muove ai biografi che, adottano un metodo psicologico oppure un metodo casualistico, perché proprio Croce vede nella storia l'agire individuale che è tendente all'universale, questo agire appunto la storia come pensiero-azione, perché la storia non è nell'individuo, nella mera individualità, nell'azione contingente che risponde a una necessità, ma appunto proprio in questa universalità, e così anche la sua filosofia si lega molto alla sua visione storiografica. Sì, allora, la visione di Croce è estremamente attiva. Lui critica ovviamente la storiografia naturalistica, la chiama, o positivistica, e odiava la psicologia, perché anche perché riteneva che un atteggiamento naturalistico nei confronti della storia, causalistico, cioè la storia è meccanicistica, usiamo tutte queste espressioni, sono non esattamente la stessa cosa, ma ai nostri fini possono impiegarsi con una certa liberalità. Riteneva che un atteggiamento naturalissimo portasse all'inazione, al pessimismo inattivo, non al pessimismo critico e attivo, perché dice: se la storia è naturalistica, se ogni cosa è causa ed effetto, se tutto si svolge secondo processi che prescindono dall'elemento spirituale o rispetto ai, quindi alla storia marxista, per esempio, no? Quindi strutture e sovrastrutture, e allora l'uomo ben poco ci può fare, mentre Croce era anche nella vita privata un uomo fortemente impegnato nell'azione civile. L'altro ieri abbiamo parlato, presentando un libro, della legge Croce a tutela del paesaggio, ma a Napoli è stato impegnato in organi amministrativi, a Napoli è stato ministro, insomma era convinto pessimisticamente che bisognasse agire. E allora una visione naturalistica della storia, se la storia si svolge naturalisticamente, cioè per suo conto, a parte che avrebbe negato tutta la sua concezione filosofica, questo non gli poteva far piacere, ma certamente avrebbe reso difficile l'intervento attivo dell'uomo, e cioè dello spirito, e cioè dell'impegno etico-politico, che non ci sarebbe stato un vero spazio per l'impegno etico-politico, che è invece tensione morale dell'individuo per la realizzazione nella politica di opere umane, non di opere della natura. Insomma, questo è di fondo la sua più profonda concezione, e di qui anche la critica che gli fa della sociologia, la critica che fa della psicologia, perché dice: queste rendete l'uomo una macchina osservabile, o la società un meccanismo che si può analizzare con leggi oggettive che non esistono, secondo lui, perché c'è la libertà. Perché tutto fonda sulla libertà dello spirito, che porta a quella tensione etica e alla realizzazione politica, laddove la si trovi, diciamo, si deve essere un po' fortunati ad incontrarla. Dottor Pedro. Grazie, professore, della sua esposizione. La mia è una piccola perplessità, forse anche banale, sul titolo dell'opera, perché lei ha ripetutamente sottolineato che l'intenzione di Croce non era proprio quella di scrivere una storia politica del regno, degli avvenimenti politici, della formazione in quanto giuridica e politica di questa entità, però ciononostante scelse il titolo Storia del Regno di Napoli. Ha forse qualche riflessione sulla genesi di proprio questo titolo? Allora, Croce pensò alla storia del Regno di Napoli per un buon ventennio prima di scriverlo. Lui comincia a porsi questo problema di scrivere la storia del Regno di Napoli, io credo di ricordare, naturalmente, ma diciamo dopo aver concluso la quadrilogia della filosofia dello spirito, e ne scrive nei suoi taccuini, ne scrive nel contributo alla critica di me stesso, ci pensava da tempo. E questa storia del Regno di Napoli è l'assemblement,
la raccolta di una serie di articoli che lui era andato scrivendo sulla storia del Regno di Napoli, credo sulla critica, forse qualcosa su Napoli Nobilissima, però ora non dovrei controllare. E aveva dei dubbi se chiamarla Storia del Regno di Napoli o meno. E difatti in quella pagina che avevo io letto, lui dice di scrivere non una storia dei re, ma una storia della nazione napoletana, però proprio una storia politica, nel senso non giuridica, non istituzionale, non di singoli avvenimenti, ma del formarsi di una nazione napoletana, tanto che, siccome lui era poi un uomo dalle idee molto forti, tiene fuori dalla storia del Regno di Napoli tutto ciò che è avvenuto prima degli Angioini, perché sostiene che si trattava di, fino ai Normanni sostanzialmente, ai Normanni Svevi, perché sostiene che si trattava di una storia troppo esterna al Regno di Napoli. Non faceva parte della storia della nazione napoletana, perché non c'era manco vagamente l'idea di una nazione. Ovviamente si tratta di una scelta coerente con il criterio, sempre che si condivida il criterio. Ma teniamo conto, giusto per prendere spunto anche da questo, i criteri sono sempre altamente opinabili. Quando si sceglie un percorso, si sceglie. La scelta input et sibi non si può che rimanere, ovviamente motivarla anzitutto, perché non può essere una scelta campata per aria. Ma poi la cosa fondamentale, questo in generale nella vita, è rimanere coerenti alle scelte che si sono, con le scelte che si sono compiute. Quindi anche se si sceglie di fare una certa cosa, poi lo svolgimento deve avere una sua coerenza, a meno che, e torniamo al punto di mia osservazione precedente, nel percorrere, questo significa metodo, nel percorrere un certo itinerario di ricerca non si incontrino degli ostacoli che suggeriscano di abbandonare la scelta originaria. Cose dolorose, a me è capitato di partire con tutta una ricerca su una giurisdizione e a mezza via, come dicono i giuristi, a metà del guado mi sono accorto che non mi trovavo con quello che le fonti mi presentavano. Oggi si direbbe mi restituivano, non so perché si usa questo termine restituire, che ha un altro significato, vabbè, ma pure assolutamente si usa piuttosto, tutto ha cambiato significato. Vabbè, comunque non mi trovavo con quello che le fonti mi rappresentavano, e così ho dovuto cambiare impostazione, ho dovuto cambiare interrogativi, e mutati gli interrogativi il percorso è sceso giù molto piano, mai, perché la ricerca è sempre impervia, però dava continue, confortanti conferme, anche con ritrovamenti, diciamo. Sì, venga. Ti ricorda il suo nome? Esatto, sì. Solo ringraziare il professore e l'avvocato, perché non vengo per diversi collina, per aver fatto questo punto, perché sotto aver fatto parlare Croce. Si avvicina un po' al microfono che si sente. Aver fatto parlare Croce dei Gentileschi. Io sono una persona di Croce e in questo momento sto leggendo l'antologia Ricciardi che lui ha curato. E la cosa che mi sorprende leggendo abbastanza quotidianamente è che sembra proprio che sia lui a parlare, e ci sono sempre delle cose che ritornano nella sua metodologia di scrivere. Le idee che lui afferma e dichiara nella logica, nell'estetica, lui poi le mette in pratica nella sua vita quotidiana, nel suo impegno civile, ma anche quando scrive. Per lui le idee, la filosofia e i fatti sono sempre collegati, ma hanno sempre qualcosa di distinto insieme. C'è quella bellissima parte della logica in cui parla dell'unità dei distinti, e poi c'è un'altra bellissima parte in cui parla della verità e della falsità. Dice, noi quando vediamo qualcuno che sta mentendo è come se fossero delle persone che parlano, stanno con dei carri, con dell'oro sopra, e noi vogliamo prendere quest'oro e quindi cerchiamo la verità. Io penso sia questo un motore che spinge la sua ricerca, spinge la sua passione per l'arte, per la cultura, e questo l'ha applicato anche in questo libro. Ma in questo testo della storia del Regno di Napoli c'è un qualcosa in più, e c'è questo suo interesse per il problema vecchio e nuovo del Sud Italia. Lui quando ha finito di scrivere il suo libro
ha detto è stato il mio libro più politico, e penso che sia perché si vede come lui ha capito che passato e presente sono collegati, e sono collegati anche al futuro. Ha visto una storia sempre viva, ha visto una cultura sempre viva, e si è sempre battuto a suo modo contro gli stereotipi e i pregiudizi che lui ha incontrato. Mi ricordo, abbiamo parlato, abbiamo fatto un incontro sul Rinascimento, in cui si è parlato di come Croce abbia visto il vero Rinascimento, a differenza di come una parte della storiografia ha visto, e oggi il suo testo Rinascimento è considerato uno dei punti fondamentali. Questo testo, La storia del regno di Napoli, secondo me è importante per noi studi, perché dice chi siamo e da dove veniamo, ci fa capire il perché delle nostre problematiche e anche delle nostre problemi di mentalità. Perché se noi oggi abbiamo punte di eccellenza a livello mondiale, penso a uno dei 5 supercomputer quantistici che in questo momento è a Napoli, penso alla sperimentazione sull'RMA che è stata fatta a Pascale e a tante eccellenze che ci sono, ma che convivono con tante criticità negative. Ma secondo me il problema è lo stesso che già fa vedere Croce in questo fatto, il fatto che manca, diceva, uno spirito civile, manca una mentalità di fare gruppo, di fare squadra, di dialogare e soprattutto di andare a vedere i problemi concreti, piccoli, che poi creano problematiche maggiori. Penso al problema delle strade, penso un'altra cosa che secondo me è oggi fondamentale. Una delle parti iniziali di questo libro si apre parlando di Intieri, dice il Sud Italia è come una mano in cui bisogna andarci per forza, a differenza delle altre parti dell'Italia in cui ci si può passare. Dice questa problematica logistica, Croce cita Intieri, è collegata al commercio, e questo secondo me si vuole dire questo, dice nel momento in cui non ci surpassano più navi, non c'è più commercio, c'è un impoverimento. Invece nel mondo antico il Sud Italia era il centro del Mediterraneo. Perché il momento aragonese è stato un momento tra virgolette felice? Perché volevano dire facciamo del Sud Italia una grande repubblica marinara, sfruttiamo la sua posizione al centro del Mediterraneo, dalla Spagna al Mediterraneo orientale, alla Grecia, alla Turchia, eccetera. E questo è ancora oggi è fondamentale, perché oggi noi adesso abbiamo per esempio il porto di Gioia Tauro che si cerca di rilanciare, come si dovrebbe cercare di rilanciare il commercio nel Mediterraneo. E voglio concludere appunto su una domanda a lei, che è una persona esperta di grande esperienza. Secondo lei cosa possiamo fare per cercare di meno piantare dei semi per poter cambiare piano piano questa mentalità e fare in modo che non costruiamo più cattedrali di eccellenza, ma cominciamo a fare rete per questi piccoli problemi che sono le strade, l'educazione, la cultura, la devianza giovanile, eccetera. Allora, gradualmente. Allora, lei ha colto un tratto che avevo appena accennato, molto caratterizzante dell'uomo Croce. Croce aveva una fortissima moralità, intendendosi per questo che sentiva in maniera pregnante il dovere di farsi carico dell'interesse collettivo. Questo per lui, anche questo istituto nasce da quel medesimo spirito di moralità, formare giovani alla ricerca storica, perché la ricerca storica, secondo il suo modo di vedere, molto più modestamente anche secondo il mio, dà coscienza, consapevolezza dei problemi, e questo crea naturalmente impegno. Naturalmente, se si ha coscienza dei problemi, se ne avverte anche la responsabilità. La sua, lo dicevamo, era una filosofia immanente. Lei vede bene, lui guarda nelle cose. Lo stesso stile, lo dicevo prima, che Croce utilizza semplice, ha la doppia valenza di dimostrare che i problemi di cui lui si occupa sono i problemi del quotidiano e di renderli comunicabili. Lui aveva una grande ansia di comunicazione. La rivista La Critica, Napoli Immobilissima, a diverso grado di destinatari, sono impegni editoriali che Croce, che lavorava, non si sa come, quanto come facesse a farli, credo che partisse la mattina alle 6, poi passeggiava pure, quindi non si sa come facesse a scrivere
tutto quello che ha scritto, a fare tutto quello che ha fatto, ad avere tutti gli impegni che lui aveva. E questo nasce anche questo da una forte moralità. L'impegno civile, l'impegno nel lavoro, il nulla dies sine linea, è proprio una espressione di alto senso di moralità. Nel regno lo spirito pubblico, lo abbiamo visto, non si è creato perché non ci sono, il baronaggio era un baronaggio che soprattutto nella sua seconda fase, in cui il feudo si patrimonializzò, aveva del tutto perso il senso dell'impegno pubblico, perché il baronaggio in uno stato feudale ha compito pubblico, è componente costituzionale dello stato, si era perso del tutto questo. E i luoghi per creare questo spirito pubblico erano scarsissimi. Lei ha citato Intieri. Intieri era un imprenditore sostanzialmente mecenate, che finanziò la prima cattedra di economia e che fu assegnata a Genovesi proprio per cercare quelli che meglio vedevano, insomma, questo Doria, quelli che più anche Genovesi era il maestro, diciamo, di filangieri, di galanti. Galanti era un acuto, un osservatore, come Croce vuole che si sia osservato, non un laudatore stupido, ma un pessimista, ma critico e produttivo. Purtroppo il regno non si è sviluppato nei rapporti, diciamo, anche se c'era un rapporto con la Tunisia, ma non si è sviluppato verso l'Africa in età moderna, perché anzi dalle scorrerie barbaresche, così le chiamavano, saracene, le sue coste erano infestate, erano continuamente oggetto di rapina, di rapimenti di forza lavoro, perché prendevano i maschi che vivevano sulle coste. Infatti i paesi, se voi ci fate caso, hanno sempre un centro storico ritirato rispetto alla costa, perché arrivavano continuamente dalle coste nordafricane. E non c'era tutela, perché noi non avevamo una flotta. La Spagna non volle mai costruire una flotta per difendere le frontiere del regno. Il mio maestro, viene sempre in mente, ma anche perché è stato uno dei grandi storici, fondò una rivista che si chiamava Frontiera d'Europa, proprio perché questo problema è stato per noi fortemente centrale, cioè siete stati calati in questa realtà senza una difesa adeguata, con tutto quello che ne è seguito. Certo, non si può rispondere in un secondo. Qual è il problema che noi viviamo e che si sta, a mio giudizio, aggravando? Perché il vero grave dei nostri tempi è che sono le élite ad essere diventate insufficienti, per usare un'espressione da seminario all'Istituto di Studi Storici, del tutto inadeguate. Non avvertono il senso di responsabilità, che significa, come diceva Max Weber, guardare alle conseguenze delle proprie decisioni. Questo è il senso di responsabilità. Guardare alle conseguenze delle proprie decisioni. Quindi quando io compio una scelta, devo capire che se faccio una cosa, l'interesse generale ne avrà un certo effetto. Se ne faccio un'altra, ne avrà un altro. Ma io questo problema gli devo porre. Non è quello, Weber lo, diciamo, affiancava lo spirito della convinzione, dove invece parto da una premessa ideale e non mi preoccupo di quel che accade, non era quello il modello di amministratore con cui pensavo. Ma questi avessero lo spirito della convinzione, sarebbe uno spirito almeno. Qui c'è la quotidianità, l'interesse personale, spesso anche semplicemente vanesio. Io sto facendo un'esperienza alla Fondazione Banco di Napoli, Dio me ne perdoni, dico. Dove vedo delle cose che uno, diciamo, fa fatica a fingere di non accorgersene, a rimanere indifferente, perché c'è una tale, non universale sia chiaro, ma diffusa piccineria decisionale, un tale essere animati dal proprio particolare manco di Guicciardini, un particolare non ostensibile, perché il particolare guicciardiniano era ostensibilissimo, che è difficile, perché che cosa è mancato? È mancata la formazione del cittadino,
Noi abbiamo un problema, lei mi dice cosa si può fare. Io sono pessimista molto più di quanto non lo fosse Croce, perché temo che non ci sia molto da fare. Spero che ci sia, ma temo che non ci sia. Perché? Uno dei problemi più seri cos'è? È la trasmissione dell'istruzione. Come si forma un cittadino? Ovviamente in varie realtà, ma soprattutto dove acquista i suoi strumenti categoriali, il suo senso del dovere? Un ragazzino di 5 anni dove lo prende? Un po' nelle famiglie. E va bene, diciamo, parce families. E un po', soprattutto nella scuola. Ora, sono almeno 50 anni che la scuola italiana è stata, dico di più 60, è stata devastata. Ci sono naturalmente dei docenti bravi, ma non sono il modello di docente esistente. E perché è stata devastata? Perché per una buona quarantina d'anni è stato l'ufficio di collocamento della Democrazia Cristiana. Questa, la scuola era l'ufficio di collocamento della Democrazia Cristiana. Questo era. Questa è una, diciamo, definizione che, vedete, anche io sono un po' crociano, traggo da mio padre, che è stato per 50 anni un espertissimo, a parte un uomo molto intelligente, ma un espertissimo amministrativista, che quindi conosceva ciò di cui parlava. Ma poi politica retributiva. Ma sapete che un docente di scuola, quando vince il concorso, ha 1.000 euro al mese, 1.100. Un magistrato, quando entra in servizio, ne prende 3.500. Così che noi abbiamo stabilito che per la società è 3 volte più, penso, più importante prendere chi usa il randello piuttosto di chi attraverso il libro costituisca una coscienza civile e civica che lo faccia naturalmente agire per bene. Questa è la politica che noi abbiamo. Che è attuale. Un professore quando va via dalla scuola, se proprio 1.900, 2.000 euro, va. Un magistrato 10.000, insomma, su cosa si è investito? Sul randello che viene dal magistrato suonato attraverso il gendarme. E naturalmente il fallimento dell'impresa sociale è assicurato, perché tu puoi dare un randellato, 2 randellate, 3 randellate, ma poi a dare le randellate sono gli stessi che si sono formati nelle scuole e nelle nostre realtà e quindi useranno il randello non tanto per correggere la deviazione, quanto piuttosto, non so, per uscire sul giornale, fare un talk show in televisione, essere considerato un eroe dei nostri giorni. E questa è la realtà. Quindi la difficoltà dove sta? Nell'invertire un processo che è andato a tal punto e a tal segno, come avrebbe detto Croce, avanti, che non si sa più dove trovare le leve per reagire e ricominciare, che non è impossibile, naturalmente. Perché se ci fossero, se si riuscissero a portare al governo uomini avvertiti e seriamente illuminati, delle cose si potrebbero fare, dei recuperi si potrebbero realizzare, ma è estremamente complicato. Questo istituto è ancora una testimonianza di quanto, e ci sono delle altre realtà di eccellenza nella formazione, di quanto investendo si possa ancora oggi realizzare, per creare che cosa? Per creare degli esseri pensanti che sanno che il loro interesse non è prendersi lo stipendio e tornarsene a casa, ma lavorare al meglio perché le condizioni di tutti siano le migliori. Non è passare col rosso, ma rispettare religiosamente un semaforo perché si sa che così la circolazione funzionerà più fluidamente e moriranno meno persone, noi compresi. Sono quelle cose, diciamo, che non si avvertono. Ecco, se uno vuole capire, se vogliamo fare il croce dei nostri giorni, vogliamo capire il grado di civiltà, e volete voi che non siete napoletani, capire il grado di civiltà che si è instaurato nella nostra città, è sufficiente osservare la circolazione stradale, che è un momento di cooperazione particolarmente qualificato e qualificante, perché ci sono grandi interferenze, elevatissimi valori in gioco, la pelle per dirlo più semplicemente, e dunque il rigore delle regole, la religione civile dovrebbe esprimersi, fiorire, come dire, lampeggiare. Osservate come funziona la circolazione stradale nella nostra città e avrete un segno veramente emblematico del grado di, si chiama inciviltà, perché non si sente più l'obbligo di rispettare le regole. E a me è capitato, non perché sia un Pierino, che ciascuno di noi naturalmente trova le sue forme di adattamento, ma più di una volta, 2 o 3 nella mia carriera di automobilista, di fermarmi al rosso e avere una macchina che è venuta addosso sfondando. Ma davvero! E poi essere anche naturalmente riempito di vituperi,
perché mi ero permesso di fermarmi, che uso per il semaforo. Ma non è da ridere, perché bisogna anche sorridere, se no la cosa è... Quindi il vero problema è che bisognerebbe cominciare a incidere nel momento di formazione. E quindi bisognerebbe cominciare a riformare i docenti, bisognerebbe trovare, e ci sono però, perciò si potrebbe fare, dei docenti di livello particolarmente qualificato che vanno a formare per davvero, perché se voi andate ai corsi di aggiornamento, esistono i corsi di aggiornamento, è meglio che qui interrompo, però ci sarebbe la possibilità, perché docenti di qualità ce ne sono, solo che non sono quelli che contano. Se certo, ma ci possono stare 80.000 persone, ma neanche 2.000 in una sola volta qualificate. È impossibile, ma se io le raccontassi, e non lo faccio per carità di padre, che cosa è diventata l'università e quali sono i criteri attraverso i quali si selezionano i docenti universitari, cioè quelli che dovrebbero essere i creatori della conoscenza, e beh, ci deprimeremmo troppo, e quindi poi quella speranza che ci abbiamo messo, sia pure nel pessimismo, che se qualcuno consapevole andasse a governare, ci sarebbe ancora la possibilità di fare riferimento a qualificate avanguardie della docenza per formare le persone, poi non ci crediamo più, è bene qui che non parliamo anche dell'università, magari un'altra volta. Comunque l'istituto acquisisce sempre di più un ruolo importante in questo senso, anche per la città, e voglio dire, lo vediamo anche con la partecipazione alle iniziative, ai seminari, come lo si vede oggi, anche al di là della presenza sempre importantissima dei nostri borsisti, ma insomma, voglio dire, c'è questo certamente è un faro. È un punto di riferimento, ma diciamo, ci sono dei punti di riferimento in Italia, solo che non vengono utilizzati tanto quanto potrebbero. Anche come organizzatori, per esempio organizzatori di attività di formazione per docenti, vere naturalmente. Io mi ricordo, e quindi è una cosa vecchia, che quando ero insomma assistente, non sono mai stato, perché ero diciamo un libero pensatore, e fossi rimasto da sarebbe stato meglio. E stavo però, come sempre, la carriera accademica si fa grazie agli accademici che ti portano, altrimenti non c'è speranza. E anche per certi versi giusto che ci sia una scuola, per carità. Comunque, ero assistente di un tale e questo mi propose di andare a insegnare nei corsi di formazione regionali, io più o meno sapevo di che si trattava, sì, e disse, per declinare questo poco gradito invito, disse no, guarda, io non ho il tempo perché faccio anche professione, quindi non ce la farei a impegnarci. No, ma tu mica ci devi andare veramente. Quindi non si fanno, si va là, si mette la firma e uno se ne va. Questo vento. Io lo sapevo peraltro, non sapevo proprio fino a questo punto, e infatti ogni tanto, ogni 5-6 anni si sveglia la procura, fa un'indagine, arresta qualcuno e poi si ricontinua così tale qua. E tu non ci devi andare, prendi solamente i soldi, questi i corsi di formazione regionali, e questa è la serietà delle cose. Il resto, ripeto, la magistratura è una corporazione fortissima, non si è fatto sfiorare neanche con uno spillo. L'università hanno cambiato i meccanismi, le regole del reclutamento in una ventina d'anni, che se ne è cambiata 8-10 volte. Che significa? Che non c'è coesione, non c'è un corpo identitario che si riconosce in suoi valori, in suoi obblighi, in suoi doveri, in suoi obiettivi, non si sa più niente. E quindi ricreare tutti questi luoghi di formazione non è impresa facile, ma sarebbe secondo me l'impresa delle imprese, perché è da là che bisogna iniziare. Insomma, se no, come si parte? Michele Ciliberto, ci fermiamo qui. Va bene. Sì, però ringraziamo tantissimo il nostro amico Razzo. Grazie a te. Molte grazie. Grazie a te anche per essere stato qui. Ciao. Ciao. I'll be kidding.